Questo è il nord-ovest americano, una zona di aspra bellezza. Ogni anno su queste montagne cadono in media 60 metri di neve. I ghiacciai scavano ancora profonde gole nelle montagne. I boschi di sempreverdi si stendono per miglia e miglia e, specialmente in primavera, tutta la zona brulica di animali e uccelli di ogni tipo. Qui l'orso nero è il re, o meglio la regina, dato che questa è una femmina uscita da poco dal letargo. Quando ha lasciato la tana 2 mesi fa, ha portato fuori con sé 2 cuccioli. Gli orsi della nuova generazione nascono alla fine di gennaio o agli inizi di febbraio, di solito a coppie. La mamma è ancora in letargo e all'inizio quasi non si rende conto del loro arrivo. Essa non si occuperà attivamente dei cuccioli fino alla fine del letargo, in marzo. In questo periodo dell'anno, il manto dell'orso è ispido e irregolare e l'orso si gratta spesso per disfarsi del pelo in eccesso. I cuccioli hanno ora 4 mesi e sono attivi e avventurosi. Giocano senza essere sorvegliati. Tra loro e la madre corre una linea invisibile. Se qualcuno attraversa questa linea, un uomo o un altro animale, l'orso nero può diventare veramente pericoloso. I cuccioli, infatti, sono troppo occupati nei loro giochi per badare a se stessi. Uno dei pochi animali che minacciano l'orso è, stranamente, il porcospino. Gli orsi attaccano i porcospini, si riempiono la bocca di aculei e poi, non essendo più in grado di mangiare, muoiono lentamente di inedia. Gli orsi non assomigliano certo alle mucche, ma anch'essi mangiano l'erba e in primavera pascolano quasi come loro. Dopo essere stati mesi senza mangiare, la dolce erba nuova fa molto bene al loro apparato digerente. Gli orsi neri difendono un territorio di circa 10 miglia quadrate. Nel nord-ovest, quest'area può comprendere diversi terreni a differenti altitudini. La lussureggiante foresta pluviale, con il suo fitto sottobosco, offre un riparo ideale agli orsi e altri animali come i cervi dalla coda bianca. E a questo wapit, chiamato impropriamente alce. La sua femmina cammina al suo fianco, maestosa e indifferente. Più in basso, nelle vallate, cadono fino a 4 metri di pioggia all'anno, l'ideale per le oche canadesi che scivolano sulle acque di laghi e stagni. Gli indiani che abitavano queste ricche foreste ponevano l'orso al di sopra di ogni altro animale, a un livello pari a loro stessi. Ed effettivamente gli orsi sembrano avere qualità umane. Amano giocare, sono affettuosi e intelligenti. Sono in grado di stare eretti e persino di camminare sulle zampe posteriori. Mangiano ogni sorta di cibo, carne, pesce e frutta, come noi. E inoltre cortecce, foglie, insetti. Il comportamento dell'orso bruno ha ispirato i miti degli indiani e più tardi alcuni simboli moderni. Per noi l'orso è un pupazzo per i bambini e una figura ricorrente in cartoni animati e fiabe. Nel nord-ovest i fiumi scendono dalle montagne seguendo i solchi scavati dagli antichi ghiacciai. Questi letti pietrosi, molto più larghi del fiume, sono chiamati morene glaciali. In direzione opposta alle acque del fiume, nuotano ogni estate i salmoni del Pacifico. I salmoni sono pesci che vivono nell'oceano, ma nascono in acque dolci, lontane dal mare. Quando sono pronti per la riproduzione, ritornano, nuotando faticosamente controcorrente, nel luogo dove sono nati e muoiono dopo aver deposto le uova. Ma nella risalita non sempre riescono ad evitare i predatori. Questo procione ha avvistato un salmone esausto nell'acqua bassa,
e in un attimo è in grado di catturarlo. Tra l'altro, i procioni sono lontani cugini degli orsi. Come gli orsi, hanno un habitat molto vasto, perché mangiano quasi tutto, almeno se non devono faticare troppo per averlo. Dei due, però, il procione è il miglior pescatore. Ma anche gli orsi, come i procioni, sono golosi di salmone e sono altrettanto opportunisti. Quest'orso ha affiutato del pesce fresco. Dopo uno scambio di grugniti, il pesce cambia mani. C'è solo un animale che l'orso nero teme, il grizzly, un orso bruno del Nord America. È più grande, più forte e più feroce di lui. Benché una volta fossero comuni, oggi i grizzly sono molto rari. Ma l'orso nero può salire sugli alberi o nascondersi nel fitto sottobosco. I grizzly, che preferiscono zone più aperte, non sono in grado di arrampicarsi sugli alberi. E comunque un grizzly sorpreso è più incline alla lotta che alla fuga. Come appare chiaro in questo caso, la più sicura possibilità di sopravvivenza per l'orso è la sua istintiva timidezza. Il grizzly è imbattibile grazie alle sue dimensioni e alla sua relativa aggressività. Ma contro gli uomini e le loro armi, queste qualità fanno la sua rovina. Il grizzly vince le battaglie, ma l'orso nero vince la guerra. Quando hanno 3 mesi, i cuccioli di orso nero sono in grado di arrampicarsi sugli alberi. Essi salgono infatti sugli alberi se la loro madre invia loro un segnale di allarme o anche semplicemente per divertimento. Di regola, gli orsi neri di qualsiasi età non si avventurano mai troppo lontano dagli alberi alti, anche se quando sono più vecchi si arrampicano molto di rado. Se un cucciolo sale su un albero in reazione a un pericolo, ci resterà poi per ore, fino a quando non riceverà il segnale che può scendere. Spesso la mamma resta giù a guardia della base dell'albero. Questo cucciolo ha ricevuto il segnale di via libera, tuttavia scendere è un po' più difficile che salire. Alla fine dell'estate i piccoli sono completamente svezzati. Ora hanno bisogno della mamma più per essere protetti che per essere nutriti. Ora che il grizzly se n'è andato, i 3 orsi possono tornare al fiume. Seguendo l'esempio della loro mamma, i piccoli cominciano a cercare il cibo nell'acqua, ma sanno che staranno molto più comodi all'asciutto. Questa foglia sembra piuttosto appetitosa. L'orsa è in grado di girare i sassi e di setacciare minuziosamente l'acqua, mentre i suoi piccoli hanno ancora problemi di coordinazione. Il grizzly è il miglior pescatore della famiglia degli orsi. Gli orsi neri spesso prendono pesci già morti. Se riescono a catturare un salmone vivo, è solo perché il pesce, dopo aver deposto le uova, è quasi immobile. Comunque, l'orsa sembra essere molto compiaciuta di sé. In generale, gli orsi neri non possono essere considerati buoni cacciatori. Essi non seguono le tracce della loro preda. Di solito si imbattono semplicemente in essa. La loro vista non è molto acuta e i loro 2 sensi più sviluppati, l'udito e l'olfatto, li aiutano più per fuggire che per attaccare. Di fatto, gli orsi non meritano di essere classificati come carnivori. Non lo sono per temperamento e nemmeno per la loro dieta, poiché si nutrono per lo più di vegetali. Dei grandi carnivori, gli orsi hanno però la forza. Pochi animali di quelle dimensioni possiedono infatti una tale forza.
Se l'urso decide che invece di mangiare la corteccia vuole cercare degli insetti al di sotto di essa, basta un colpo di zampa. Appollaiato sull'albero, l'urso si porta abilmente le foglie alla bocca. Per chi commercia in legname, gli orsi sono una segatura. Strappando la corteccia e mangiando le foglie, una famiglia di orsi può distruggere un intero gruppo di alberi. Alla fine dell'estate, un orso nero consuma fino a 7 kg di foglie al giorno. In autunno, la loro dieta è composta di ghiande e nocciole per accumulare i grassi necessari al letargo. I cuccioli staranno con la loro mamma durante l'inverno e la primavera seguente. Poi l'orsa li spingerà a uscire per conto loro, in modo da potersi accoppiare di nuovo durante l'estate. Gli orsacchiotti saranno riluttanti ad allontanarsi. Il primo anno senza la sua protezione sarà infatti il più difficile della loro vita. Tranne che per una settimana o due durante la stagione degli amori, gli orsi passano la loro vita da soli. Questo grosso maschio è stato in giro per un bel po' di tempo. Pesa quasi 200 kg, il massimo per questo tipo di animali, ma come tutti gli orsi, sembra anche più grosso. Gli orsi di questa età spesso lasciano la loro firma ben in vista per marchiare il loro territorio. Con le unghie graffiano la corteccia. Gli orsi adulti sono creature abitudinarie. Si trascinano lungo gli stessi sentieri, di solito facendo gli stessi giri ogni giorno. Possono sembrare degli incredibili lentoni, ma noi sappiamo che d'improvviso possono mettersi a correre a 40 all'ora, zigzagando fra i fitti alberi del bosco, senza rallentare. Una credenza popolare sugli orsi è assolutamente vera. Gli orsi vanno pazzi per il miele. Mentre le api gli sciamano intorno, l'orso si avvicina al miele senza paura. I pungiglioni delle api non possono oltrepassare il suo fitto pelo. Le api sono in uno stato di frenesia. L'orso raggiunge l'alveare e ne estrae miele a piene mani, inghiottendo con esso pezzi di corteccia, favi e persino piccole api. Ma ora è stato punto sugli occhi e sul naso. Ne ha avuto abbastanza. Gli orsi amano stare nell'acqua. L'acqua li rinfresca nelle giornate calde e rotolarsi nel fango scoraggia i parassiti. Molti orsi hanno un luogo riparato dove amano nuotare e dove si recano regolarmente. Sono eccellenti nuotatori e alcuni hanno attraversato laghi lunghi quasi 2 chilometri. Per qualche strano motivo, però, gli orsi percorrono queste distanze solo nuotando in linea retta. Se incontrano un tronco d'albero o una roccia, li scavalcano invece di aggirarli nuotando. Nei parchi nazionali, dove gli orsi neri sono numerosissimi, una piccola percentuale di questi animali perde il timore verso l'uomo. Essi diventano orsi da parco, come li definiscono i biologi, perché hanno appreso che i visitatori possono dar loro da mangiare. Questi orsi si avvicinano alle macchine in cerca di cibo, scrollano i cestini dei rifiuti e frugano fra le immondizie. A differenza degli animali selvatici, non escono più la notte in cerca di cibo e tollerano la compagnia di altri orsi. La gente trova i cuccioli particolarmente teneri e anche esigenti, poiché gli orsi da parco insistono per avere da mangiare. Sembrano molto docili e affettuosi, ma possono fare del male. Un orso da parco affamato può infuriarsi e mordere la mano che gli sta porgendo il cibo. Questo accade molto più frequentemente che gli attacchi degli orsi o dei grizzly nelle zone selvagge.
L'avvertimento delle guardie forestali dovrebbe essere sempre seguito. Non dare da mangiare agli orsi. Gli orsi neri cercano di prendere tutto quello che possono. Offerte dei turisti, prede di altri animali o provviste lasciate dal cacciatore in una capanna. Essendo dipendenti dalle fonti più facili di cibo, gli orsi possono disperarsi molto e perciò diventare pericolosi se una discarica di rifiuti viene improvvisamente recintata o se viene loro rifiutata un'offerta che si aspettavano. Se del bestiame entra nella loro area e un orso scopre che cacciare agnelli e vitelli è un modo facile di nutrirsi, continuerà fino a che non verrà cacciato egli stesso. Gli apicoltori non amano l'orso nero. Queste sono api addomesticate in alveari costruiti dall'uomo. L'apicoltore placa le api con il fumo prima di ispezionare i favi. In piena estate, una colonia di queste api produrrà parecchi chili di miele al giorno, una porzione ideale per la razzia di un orso. Le api, naturalmente, continuano a produrre il miele. Alcune portano nettare e polline dai campi, altre mantengono fresco l'alveare battendo le ali, altre ancora sigillano l'alveare dopo che l'apicoltore ha sostituito i favi. Mesi fa le api hanno impollinato i meli della zona e ora i frutti sono pronti per essere raccolti. In alcune parti del nord-ovest i raccoglitori di mele devono stare attenti agli orsi neri, sempre in cerca di soddisfare la loro passione per i dolci con un frutto maturo. È più facile che un orso visiti i frutteti e gli apiari di notte. Quando il buio accentua la sua massa scura, si può capire meglio perché gli indiani attribuivano un grande potere a questo animale. Essi potevano cacciare e uccidere gli orsi, ma poi tenevano cerimonie elaborate per placare gli spiriti dell'orso. L'orso si introduce nel frutteto con cautela. Un vecchio orso trasformato dalla luce lunare in un corpulento e un po' instabile raccoglitore. Lo stato di Washington ha la particolarità di produrre più mele e quindi di ospitare più orsi neri di qualsiasi altro stato del paese. In un certo senso, una cosa dipende dall'altra, perché se gli orsi riescono a prenderle, alla fine dell'estate e in autunno, le mele possono costituire anche il 90% della loro dieta. Per il dessert, l'orso si avvicina agli alveari. La fredda aria notturna ha portato le api a uno stato di passivo stordimento, per cui non reagiranno contro l'orso. L'orso non ha certo il tocco delicato dell'apicoltore nell'estrarre i favi dall'arnia, ma è almeno altrettanto deciso a raggiungere il miele. Gli indiani ritenevano che la saggezza dell'orso fosse superiore a quella dell'uomo. Le loro leggende raccontano di orsi che abitano corpi umani o di uomini che vivono in forma di orso. La maggior parte di noi conosce solo gli orsi dei parchi e degli zoo o come trofei di caccia.
Non ne incontreremo mai uno in una notte di luna nella fitta foresta vergine. E comunque l'orso farà in modo che questo non accada. È troppo furbo e cauto. Forse gli indiani avevano ragione. Gli orsi ci conoscono meglio di quanto noi conosciamo loro.